notte di San Silvestro hanno avuto davvero poco da festeggiare i volontari delle squadre degli antincendi boschivi, operatori dei vigili del fuoco e carabinieri forestali. A causa dell'imponente incendio che ha colpito l'Alpe Cavanna, 100 ettari sono andati in fumo e le operazioni di bonifica, monitoraggio e controllo si sono concluse solo nel tardo pomeriggio di ieri. Ora sentiamo tutti i dettagli dal referente provinciale Rodolfo Gilardi. Sono Rodolfo Gilardi, l'ispettore provinciale di Biella del Corpo Volontari di Incendi Boschivi del Piemonte. La notte del primo dell'anno, a mezzanotte e mezza, sono stato chiamato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco dicendomi di intervenire su un incendio boschivo in comune di Donato, località Cavanna. Ho subito inviato le squadre che sono andate sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e hanno iniziato a capire la situazione ed intervenire. A quel punto mi hanno comunicato che l'evento era alquanto grave. Ho subito chiamato tutte le squadre della provincia di Biella disponibili e squadre dalle vicina provincia di Torino per dare una mano. Sono intervenute tutto il giorno nelle operazioni di spegnimento, aiutati poi nel pomeriggio da un elicottero e un aereo Canadair inviato dalla sala operativa regionale dei Vigili del Fuoco, e hanno operato fino alle ore 18. Sono intervenuti una sessantina di volontari AB con 18 mezzi, tutti i vigili del fuoco con le loro squadre e i loro mezzi. Il giorno seguente, il 2, alla mattina ho inviato sul posto una squadra di volontari per andare a vedere la situazione, per darmi conferma che l'evento era terminato. Detto questo, nel pomeriggio ho dato la chiusura incendio e la situazione si è risolta. Ringrazio molto tutti i volontari intervenuti, i vigili del fuoco, carabinieri forestali, che saranno quelli che adesso dovranno andare a indagare e capire le cause. Grazie di cuore a tutti per quello che hanno fatto per la difesa delle nostre montagne e per i nostri boschi.